Cristo, dalla croce di Cristo dobbiamo imparare a amare l'altro. Nessuno di noi sappiamo amare l'altro. Impariamo continuamente dalla croce di Cristo. Dalla croce Gesù dà un messaggio, non con la bocca, non con le parole, ma gesti, fatti concreti. Che cosa Gesù dice a tutta l'umanità, a tutte le gente della croce? Or sono 2000 anni passati, quel messaggio resta immutabile. Nessuno può trattare il messaggio di Cristo. Gesù ha detto, dalla croce, un amore che perdona sempre. Un amore senza condizioni, senza causa. Un amore che sacrifica sempre. Ecco, a questo amore gli sposi hanno ricevuto 25 anni, il vostro amore per 25 anni fa, quando il sacerdote benedice il vostro amore in nome della Chiesa, e Gesù Cristo ha trasformato questo amore vostro. Gesù Cristo vi ha aiutato veramente di arrivare a questi 25 anni amando, sacrificando e perdonando. Attenzione, ogni volta puoi perdonare il marito, o perdonare la moglie, o chiedi perdono al genitore, il genitore non perdona più. In questo atto di perdono Gesù Cristo si rende presente. Perciò, quando possibile, cercate di tradurre nella vostra concretezza un amore che perdona sempre, un amore che perdura sempre. Quindi, a nome della Chiesa, della Madre Chiesa, a nome della nostra comunità parrocchiale, ti ringrazio Giampiero Felicita per questi 25 anni della vostra testimonianza nella vostra comunità parrocchiale. La Chiesa giudice con voi. Ringraziamo perché vivere nella famiglia in questi nostri tempi non è facile, richiede qualche volta un martirio. Per questo la Chiesa che giudice con voi, che da riuscire di vivere il martirio della vita per 25 anni, non è finito questi 25 anni, ancora dovete arrivare a 50, 60, ancora. Quindi, con lo stesso entusiasmo per voi, non sappiamo mai, questo giorno, chiediamo a Gesù, veramente rafforzare la vostra fede, rinforzare il vostro amore, di rendere di nuovo giovane questo vostro amore. Una verità, non dimentichiamo, l'amore mai diventa una cosa vecchia. Cresce sempre con l'età e diventa maturo e adulto. Adesso voi vedete l'eredità della vita, della famiglia, dei figli, un occhio diverso da 25 anni dietro. Quindi diventiate veramente maturi e adulti nella fede e nell'amore, testimoniate Cristo del vostro amore, amando, perdonando, sacrificando, camminate con Cristo. 25 anni che cosa avete? È un cammino. Avete camminato con Cristo. Ancora più importante, pensate, Gesù che camminava con noi, ancora camminerà sino all'ultimo, confinata nelle mani di Gesù, chiedete la santa pazienza per salvare. La santa perseveranza, perseverare sino alla fine. Il matrimonio usque ad morte, cioè sino all'ultimo rispetto della vostra vita. Come ha potuto vissuto questa esperienza di 25 anni, Gesù non mi abbandona, continuamente benedirvi, mi dà, ancora dando tutte le grazie che avete bisogno, ottima salute, lunga vita, tanta gioia. Per vedere questi vostri figli anche arrivare nel caso del Signore con il sposo quando è venuto. Auguri santi e non avete sposo. Buona giornata. Tutti i seduti, ieri.
ricorrendo il 25 anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, coniugheste le vostre vite in un vincolo indissolubile. Siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare, perché la grazia divina vi confermi nel santo proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica. Benedetto sei tu, oh Padre, per la tua benevolenza, ho preso Felicita come mia moglie. Benedetto sei tu, oh Padre, per la tua benevolenza, ho preso Giampiero come mio marito. Benedetto sei tu, oh Padre, perché ci hai divinamente assistito in vincendo i piedi e fritti della vita. Aiutaci con la tua grazia a rimanere fedeli e deciso d'amore, per essere buoni testimoni del patto di alleanza di Cristo Signore. Dio vi custodisca tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore, e colmi la vostra casa delle sue benedizioni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Accresci e santifica, oh Padre, la comunione di amore in questi sposi, Giampiero e Felicita, che ricordano davanti a te il giorno santo, in cui scambiarono l'anello in segno di fedeltà 25 anni fa. Fa che sperimentino sempre più la grazia del sacramento nuziale e la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ricevi questo anello, segno del mio amore, e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Auguri alle sposi. Tanto qualcosa. Accomoda. Ave Maria, qualcosa. Ora tanto la Madonna. Musica.
Invochiamo Dio Padre onnipotente, che l'amore fedele e fecondo degli sposi manifesta il prodigio della storia della salvezza. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, oh Signore. Padre Santo, che sei chiamato il Dio di te ed esige ricompense l'osservanza del tuo patto, a riformare delle tue benedizioni questi tuoi figli, Giampiero e Felice, che celebrano il 25° anniversario del loro matrimonio. Ascoltaci, oh Signore. Tu che sei piena e perfetta unità di vita e comunione di amore con il Figlio e lo Spirito Santo, accresci in questi sposi la grazia del sacramento e partita in loro la comunità perenne dell'amore. Ascoltaci, oh Signore. Tu che disponi il corso delle vicende umane per farci partecipi della croce e della gloria di Cristo, fa che questi sposi, accettando lo spirito di fede, le gioie e i dolori della vita, aderiscano tutto alla tua volontà. Ascoltaci, sul patto coniugale hai stabilito un nuovo stato di vita cristiana, fa che gli sposi siano il mondo testimoni del mistero di amore del tuo figlio. Ascoltaci, o Padre, principio e fine di tutte le cose, in te hai il suo fondamento la comunità familiare. Ascolta con bontà la preghiera di questi sposi, Giampiero e Felicità. Quando le genti della famiglia di Nazareth aderiscono con gioia alla tua santa volontà, per Cristo nostro Signore. Amen. Una rinnovata esperienza di gioia e di pace.
per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, tu hai dato all'uomo il dono dell'esistenza e lo hai innalzato a una dignità incomparabile. Nell'unione tra l'uomo e la donna hai preso l'immagine del tuo amore, così la tua immensa volontà, che in principio ha creato l'umana famiglia, incessantemente la sospinge a una vocazione di amore verso la gioia di una comunione senza fine. E questo disegno stupendo, il sacramento che consacra l'amore umano, ci dona un segno, una primizia della tua carità per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e santi, cantiamo l'inno della tua lode. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.